E allora subito in apertura ai fatti di questa domenica sportiva estate, ed è l'applauso che non idealmente nasce dal nostro studio, ma volontariamente per iniziativa di uno, Candido Cannavò. C'è voglia di campionato dopo le tristezze del mondiale nippo-coreano. La faccia dell'arbitro Byron Moreno è ancora un incubo per molti appassionati. Una prestazione deludente per l'Italia, data tra le favorite per la vittoria finale, andata invece al Brasile di Ronaldo. Nazionale che riprende, ma altrettanto si incrociano tutte queste vicende col calciomercato che tiene sempre banco. Il tormentone Ronaldo, cosa avete saputo questa sera a San Siro? Le ultime più che novità sensazioni? Ma la sensazione è che Moratti cominci a capire che si trova in un vicolo cieco e deve cercare di ottenere il meglio da questa eventuale cessione di Ronaldo. È il mercato, come al solito, ad attirare le attenzioni degli sportivi, con le milanesi in prima fila, complice la crisi finanziaria della Lazio, che riparte con Mancini allenatore, ma perde i suoi gioielli. Nesta al Milan, Crespo all'Inter. Campagna acquisti azzeccata, quella del nuovo Parma targato Prandelli, che in attacco si affida alla coppia formata da Adriano e Mutu, con Alberto Gilardino, terza punta in rampa di lancio. Il presidente del Perugia, Luciano Gaucci, si fa notare ancora una volta cacciando Han, il coreano autore del gol qualificazione contro l'Italia. È un'estate turbolenta, caratterizzata anche dal fallimento della Fiorentina, che già retrocessa in B, si trova a dover ripartire dalla C2. È un'esperienza bruttissima che ti segna, penso, per il resto della vita. Dopo 38 anni, torna in Serie A il Modena. Lo guida Giovanni De Biasi, uno dei tanti tecnici al debutto nel massimo campionato. Con lui ci sono Andrea Agostinelli, che allena il Piacenza, Loris Dominissini, tecnico del Como, e Silvio Baldini, mister dell'Empoli. Modena con la sua cavalcata dalla Serie C alla Serie A in due stagioni, altrettanto ha fatto il Como, l'Empoli un'altra bella realtà che ha lavorato tanto bene in Serie B. Abbiamo detto fino adesso dei dispiaceri di questo calcio, De Biasi, ma in fin dei conti voi siete la faccia allegra, il volto pulito da offrire a un calcio che cerca nuovamente credibilità. A pochi giorni dall'avvio del campionato scoppia poi la guerra per i diritti TV. Da un lato le grandi squadre che fanno leva sul loro maggior peso televisivo. Dall'altro i piccoli club che non ci stanno. Soldi e TV. La polemica sale, l'accordo non si trova e la prima giornata, in programma per il 1 settembre 2002, viene rinviata. Il campionato prenderà il via il 15 settembre 2002, direttamente dal secondo turno. Inoltre il prodotto calcio in chiaro, cioè visibile a tutti, diverrà meno appetibile visto che si prospetta un campionato di Serie A frammentato in due giorni e addirittura in cinque orari diversi. Due partite il sabato, una alle 18, una alle 20:30, sette la domenica, cinque alle 15, poi alle 18 e alle 20:30. La Roma, per restare in alto, punta su Cassano, il nuovo talento del calcio italiano capace di qualsiasi cosa in campo e fuori, del bene e nel male. Stagione interlocutoria in cui trovano comunque spazio i giovani De Rossi e Aquilani. La Juventus di Lippi punta decisa su giocatori italiani e prende Camoranesi dal Verona e Di Vaio dal Parma. Con Nedved da pallone d'oro è ancora la squadra da battere. Al di là dei risultati, comunque, la stagione sarà segnata dalla scomparsa dell'avvocato Agnelli. Il Milan punta sul pallone d'oro Rivaldo, prelevandolo dal Barcellona, dove ha fatto faville, ma di faville nel campionato italiano non sarà il caso di parlare. L'Inter, lasciando andar via Ronaldo, parte per l'ennesima volta tra mille proclami di riscatto. L'acquisto di spicco è Fabio Cannavaro. Vieri guida la solita truppa di stranieri, con i turchi Okan ed Emre a completare una lista infinita per Cooper, un'altra stagione difficile. In provincia, da tenere d'occhio il solito Perugia di Serse Cosby, che quest'anno sfoggia il centravanti bonsai Fabrizio Miccoli e un interessante giocatore di fascia, Fabio Grosso. Saranno famosi.
Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra. Tre le partite della Serie A nella scaletta di minuto per minuto oggi: Juventus, Atalanta, Lazio, Chievo e Udinese, Parma. Il resto della giornata di apertura del massimo campionato è già stato in parte consumato: Bologna-Roma 2-1, Como-Empoli 0-2, Inter-Torino 1-0, Modena-Milan 0-3. Ero meno emozionato che in altre partite. Oggi sapevo già alla vigilia che poteva essere un risultato negativo come poi è stato, e quindi mi ero anche preparato psicologicamente. Tutto quello che veniva sarebbe stato ben accetto. L'Olimpico di Roma per Lazio-Chievo. E adesso l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. 1-1 il punteggio, ricordiamo i gol. Al quinto Simeone per il vantaggio della Lazio. Al 14° il pareggio su colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo da parte di Danna. Linea Udine. A Udine squadre al riposo, Parma 1, Udinese 0 per il gol di Adriano al 24°. E allora Torino per Juventus-Atalanta. Finito il primo tempo anche a Torino, lo Juventus chiude in vantaggio 2-0 con le reti di Del Piero al 27° su calcio di rigore e ancora di Del Piero al 34°. Davvero una bella Juventus in questo primo tempo. Juventus 2, Atalanta 0. Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Saxa Rubra per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Torino, Juventus, Atalanta. Si gioca da 3 minuti il secondo tempo, attacco della Juventus. Chievo in vantaggio, Chievo in vantaggio all'Olimpico con Oliver Bierhoff. Perfetta la verticalizzazione dal centrocampo del Chievo. Al terzo del secondo tempo dunque Lazio 1, Chievo 2, autore del gol Bierhoff. Il pareggio dell'Udinese contro il Parma quando siamo arrivati al 9° minuto della ripresa. L'autore del gol dovrebbe essere Alberto. Adesso Udinese e Parma sono sull'1-1 a Terralina. Pareggio della Lazio con Stankovic, colpo di testa di Stankovic su perfetto cross di Lopez. Dunque al 18° del secondo tempo la Lazio pareggia 2-2 il punteggio. Autore del gol Stankovic, a Terralina, Rafa. Recuperiamo la linea dal Friuli, dove Udinese e Parma sono sempre sull'1-1 quando i minuti di gioco sono 28. Ancora il Chievo in vantaggio, micidiale contropiede da parte della formazione di Del Neri. Dovrebbe essere stato della morte il giocatore a depositare il pallone in rete al 25° minuto, dunque 3-2 per la formazione di Del Neri sulla Lazio. Grandissimo gol di Fresi, esattamente al 46°. Dunque Juventus 3, Atalanta 0, il gol di Fresi in recupero a Tella Linea. Finisce la partita 1-1 al Friuli tra Udinese e Parma. La linea torna a Firenze. Ed è finale anche alla delle Alpi. Juventus batte Atalanta 3-0 a Tella Linea. Chievo batte Lazio 3-2 all'Olimpico, la linea provenzale. E Brescia-Piacenza inizierà alle 20:30 stasera. Perugia-Reggina, l'inizio è previsto alle ore 18. Vittoria del Piacenza sul Brescia. Brescia che, pensate, non vince la prima gara di campionato da 35 anni. Buonasera, buonasera, buonasera da Massimo Caputi e benvenuti alla puntata 2470 della Domenica Sportiva. Prima di dare inizio a questa nuova edizione della stagione 2002-2003 permettetemi due cose: la prima di dire che sono fortemente emozionato, e la seconda vorrei salutare chi ci ha lasciato il testimone, cioè Marco Mazzocchi, Giorgio Tosatti, Carlo Longhi e Maurizio Vallone. E niente, noi cercheremo di fare il nostro meglio. Partiti! Finalmente! Mai come quest'anno si sentiva il desiderio di calcio giocato. E le grandi non deludono. Del Piero se ne va tutto solo per realizzare il 2-0. Inzaghi di questi tempi non sbaglia su il primo e terzo gol. Al Bobo Nazionale, che con questa rete da 3 punti può ritornare a sorridere. Il campionato ritrova subito i suoi campioni. Del Piero trascina la Juve, lo stesso fanno Vieri e Inzaghi per le due milanesi. Fabrizio Miccoli bagna con un gol la sua prima in A, imitato da Di Natale. Dario Hübner timbra subito il cartellino del gol, così come fa Adriano, mentre per Julio Cruz c'è addirittura una doppietta. Due. Come gioca a pallone, papà? Belle. Juan Cruz, 3 anni, il figlio del 28enne Julio, con parole semplici dice tutto quello che c'è da dire sul suo papà. L'argentino è il migliore in campo, l'argentino decide la gara. Si rivede Oliver Bierhoff, rientrato in Italia nelle file del Chievo.
Mancano all'appello Antonio Cassano, protagonista di un avvio turbolento a Bologna. E poi lui, il campione del mondo, il fuoriclasse più atteso, Rivaldo, che nell'anticipo contro il Modena non è tra gli 11 titolari in maglia rossonera. Ha parlato con tutti i calciatori, sta bene, c'è la voglia di giocare qua e giocare bene. Prima giornata di campionato. Il Milan esordisce a Modena. C'è il pubblico delle grandi occasioni, come si conviene quando una grande fa visita in provincia. E allora il Milan dimostra di crederci allo stadio Braglia contro il Modena, che torna in Serie A dopo 38 anni. L'attesa della gente è tutta orientata su di lui, l'extraterrestre, il brasiliano Rivaldo. Ci sarà Rivaldo dall'inizio? Campione vero fuggito da Barcellona dopo un bel po' di litigi col Vate Van Gaal e convinto che in Italia si possano ritrovare i giusti stimoli per esibire la propria classe sopraffina. Questo Milan è l'unica squadra forse che sta cercando di far vedere davvero qualcosa di nuovo in avanti, ha un atteggiamento molto proiettato, sì, in attacco. Non c'è dubbio, è anche la squadra che forse ha più piedi buoni, come diceva Bernardini, di tutte le altre. Ma Carlo Ancelotti lo confina in panchina per il match d'esordio. Per chi discute di tattica, lo squadrone rossonero è un terreno di dibattito assai fervido. Diciamo che è anche difficile togliere, sì, dei giocatori che magari non toccano palla, Beppe, per una partita intera, però quando toccano uno fanno gol. Specialmente quelli del Milan davanti, che è tutta gente molto, molto forte. Molto brava nel palleggio, sì. E che determina i risultati. Era. Come inserire l'ex Blaugrana in una formazione che annovera già Pirlo, Seedorf e Rui Costa rappresenta un bel problema. Beh, poi ci sono problemi di scelte per Ancelotti, ma vorrei io avere sempre questi problemi come tutti gli allenatori. Anche perché il Milan, mandato in campo, disegna una prestazione convincente, sia sul piano dello sviluppo della manovra che sul versante realizzativo. In questo momento giochiamo con convinzione, in questa maniera, cerchiamo di fare le cose al meglio e stanno venendo bene. Dopo 67 minuti, comunque, scocca l'ora di Rivaldo, subentrato al danese Thomasson. Ieri per lui solo gli ultimi 22 minuti al posto di Thomasson, con un gol annullato per fuorigioco. Sembra inserirsi molto bene nei meccanismi. Gli spazi larghi lo favoriscono e il talento può manifestarsi appieno. In piena zona Cesarini si fa trovare pronto su un cross di Serginho e regala una prodezza vincente con un magico colpo di tacco. Peccato che il signor De Santis lo annulli in fuorigioco. Quando si segna un gol bello, prezioso, come quello di Rivaldo, quel colpo di tacco, che sicuramente poi vedremo, ecco, quei gol secondo me non andrebbero annullati mai. Il paradosso è che Rivaldo molto di meglio non saprà più fare, se non in maniera del tutto episodica. Si vede che gli extraterrestri fanno così, in certe annate. In tutte le telefonate che abbiamo fatto, Rivaldo ripeteva sempre una sola frase: voglio venire al Milan, voglio venire al Milan. Questo ci ha sempre fatto ben sperare. Alternative al Milan non sono mai state davvero presenti nella volontà di questo grandissimo giocatore. Noi puntiamo su di lui. Sale l'entusiasmo dei tifosi rossoneri, che con Rivaldo possono coltivare legittimi sogni di gloria. E il Milan, il 6 ottobre, regala una serata trionfale ai suoi sostenitori, quando a San Siro travolge il Torino di Camolese per 6-0. Alla fine del primo tempo la gara è già segnata, il pubblico di casa è già soddisfatto. Berlusconi si diverte e dopo gli applausi nello spogliatoio lancia frecciate. Le guide tecniche del passato erano su altre posizioni, vedevano un altro calcio. Questo è il calcio che ho sempre apprezzato io. Super Pippo ne fa 3 e arriva a quota 99 gol segnati in A. Brilla anche Andrea Pirlo, che Ancelotti schiera nella nuova posizione di playmaker basso. Pirlo si è offerto e ha detto che era assolutamente in grado di giocare
facendo playmaker davanti alla difesa. Carlo l'ha provato, devo dire, è stato intelligente perché ha ascoltato quello che gli ha detto il giocatore e ha visto che lo poteva fare benissimo questo ruolo, quindi direi che Pirlo se l'è cercato questo ruolo, è andato in campo, ha fatto bene, l'allenatore ha benedetto la scelta. A ottobre inoltrato arriva la prima marcatura di Rivaldo. Primo gol con il Milan in una gara ufficiale per il campione del mondo Rivaldo. Un gol magnifico per la precisione più che per la forza, un gol che corona una tranche di partita tutta del Milan. 6-0, 4-1. Non è il punteggio di un incontro di tennis arrivato al secondo set. Sono soltanto le ultime due partite del Milan che oggi aggancia l'Inter in testa alla classifica a quota 13 punti. Io chiedo a lei, chi gioca meglio tra le due? No, io faccio anche il presidente della Lega, per cui non rispondo. Subito dopo i rossoneri cadono a Verona per mano del Chievo dell'ex Birov. Il Milan comunque c'è. Lo sapevamo che Milan e Inter erano forti. In testa alla classifica, adesso è prematuro parlare di testa di classifica, anche perché sono state fatte 4-5 giornate di campionato. Certo. Però certamente saranno le squadre, assieme mi auguro a noi e alla Roma, che competeranno per il titolo. Anche se l'Inter ha una marcia in più che si chiama Bobo Vieri. Che Vieri trasforma così, superando Lupatelli, 2-1, quarto gol in campionato. Ieri solo davanti alla porta la palla del 2-0, sesto gol in campionato per l'attaccante. Sempre a segno nelle prime 8 giornate, con l'unica eccezione della trasferta di Piacenza, dove però Crespo mette a segno il suo primo gol con la nuova maglia. Un Inter che riesce a vincere anche senza Vieri, un dato importante. Beh, devo dire che è sereno, quando sono chiamati a sostituire dei giocatori sono in grado di fornire delle ottime prestazioni. Sembra rinato il numero 32 nerazzurro. Cooper gli costruisce la squadra intorno. Di Biagio regista arretrato e con licenza di segnare. Javier Zanetti a fare il pendolo sulla fascia di destra e Alvaro Recoba come partner avanzato. Mossa decisiva. Vieri e Recoba attaccano da soli in questo momento il Chievo e i due si organizzano e finalizzano così. Prende subito il comando del campionato l'Inter, superando in extremis anche ostacoli insidiosi, come la regina di Nakamura. Lo stesso succede nel derby d'Italia contro la Juve, quando all'89esimo Del Piero porta in vantaggio la Juve. Ma l'Inter reagisce e con Bobo Vieri, dopo il 90esimo, pareggia. Se qui mi fermate un attimo, si evince il perché la partita è durata anche oltre 5 minuti di recupero, perché era tanta la moltitudine di giocatori sopra Buffon che si sono intrigati, per stregarsi chi alzava una gamba, chi il braccio, non riuscivano a venire su, di conseguenza è durata di più la partita. Dopo le prime due vittorie per la Juventus però arrivano 3 pareggi consecutivi. Clamoroso il 2-2 di Parma, con i bianconeri che rimontano 2 gol negli ultimi 3 minuti. L'attenzione si ferma sul blackout mentale, sul bruttissimo primo tempo, sulle cause di una Juve improvvisamente poco brillante. Preoccupante, invece, il pari casalingo con il Como grazie alla punta di scorta Zalajeta, che nel finale annulla il vantaggio dell'ex Pecchia. Si rivede anche Salas. Match winner con l'Udinese, ma la Juve denuncia qualche impaccio. In più, c'è l'infortunio di Trezeguet a complicare i piani di Marcello Lippi, per il quale si prevede un autunno caldo. Cambiando tanti uomini è difficile magari trovare la amalgama giusta, ecco. Però credo che poi alla fin fine sull'economia della squadra vada bene così, e ci vogliono anche questi turni di riposo. Inter, Milan e Juventus sono le 3 forze del campionato. Subito dietro c'è la nuova Lazio di Roberto Mancini, che strada facendo si impone come chiara pretendente per la lotta di vertice. Prima della partita tu dici ai giocatori: e divertitevi.
Anche oggi hai detto divertitevi, o che cosa hai detto? Giocare a pallone penso che sia un divertimento per tutti, insomma, se uno fa il calciatore ha la possibilità di giocare a questi livelli e penso che sia la cosa più bella, no? Gioca un buon calcio la Lazio con Simeone Cesar e ritrova le reti di Enrico Chiesa. La partita che stende il Perugia e fa salire la Lazio al quarto posto restituisce al calcio italiano un giocatore ritrovato. Una dedica? Io penso a quelle persone che mi sono state vicine, alla mia famiglia, mia moglie, due miei figli che, sai, quando stai in casa un anno intero così a lavorare tanto non è facile, però anche i due gol sono anche loro. E poi scopre Dejan Stankovic. Parte il cross a Stankovic, lasciato libero a questo guizzo, sorprende tutti, è il primo gol in campionato per lo slavo, poi ci sono anche le sue lacrime e il pareggio della Lazio. Finalizzatore decisivo sia nel derby con la Roma che nella trasferta di Empoli. A novembre il campionato pare avere già delineato le sue regine. Manca la Roma, che paga un avvio da incubo con due sconfitte nelle prime due gare della stagione. Totti poi prende per mano la squadra. Tre candeline postume su quella torta di compleanno un po' dimessa. Prima tripletta da professionista, primo gol su azione per la Roma quest'anno, prima vittoria e la fine di un incubo. L'importante oggi era conquistare i tre punti, sul campo difficilissimo. È la nostra prima vittoria in questo periodo iniziale e speriamo di continuare così. Ma l'atmosfera in casa giallorossa resta pesante, soprattutto per quel che riguarda i rapporti tra Antonio Cassano e Capello. Fabio Capello, in questo momento, visto che gli impegni incalzano, su cosa cercherà di lavorare? Cioè, su dove bisogna lavorare per tirare su questa Roma? Cercheremo di lavorare su tutti gli aspetti, da quello, soprattutto quello psicologico in questo momento. Bene, grazie. Possiamo a Fabio Capello. Buon salutare lavoro. Salutare Fabio Capello, lo ringraziamo. Tra le provinciali scende il Chievo, meno brillante della stagione precedente, e sale il Bologna di Guidolin, lanciato dai gol di Cruz. Il capolavoro di oggi sintetizza le doti tecniche del goleador bolognese, un giocatore qualche anno fa un po' discusso. Qua in Italia ho sofferto tantissimo, l'anno scorso ho riuscito a fare tantissima cosa buona e che alla fine la gente mi ha capito. Ottimo anche il cammino del Modena. Ti chiedi perché i botteghini sono chiusi, perché non si vendono i biglietti. Scopri che i 13.000 tifosi del Braglia sono tutti abbonati. Non ci sono altri posti disponibili. Meglio, è la fede per il Modena questa, no? Vera rivelazione di questo inizio di stagione con la vittoria sul campo della Roma e il 2-1 interno sul Parma. Il Modena che addirittura va in classifica, sale in classifica insieme a Roma e Juventus, decisive naturalmente le scelte di De Biasi nel secondo tempo per come ha trasformato la sua squadra. Ottimo il lavoro di De Biasi e applausi strappano anche il giovane attaccante Sculli, il regista Milanetto e il portiere Chioccia Ballotta, il decano della Serie A con i suoi 37 anni. Opportunità per Emerson, miracolo di Ballotta. Bravi ragazzi, sono stati bravissimi, solo che una delle tante battaglie che ci aspetteranno quest'anno. Crisi invece per il Torino, che alla sesta giornata contro il Chievo trova la prima vittoria, ma sostituisce Camolese con Olivieri. Olivieri l'ha vissuto in modo tormentato e molto propositivo, prendeva appunti, faceva suggerimenti, mi pare che abbia individuato alcune cose che probabilmente sono da correggere. A Camolese cosa si può imputare concretamente? Assolutamente nulla, l'ho detto. Non ci siamo responsabilità. Classifica deficitaria anche per l'Udinese, che galleggia poco sopra la linea rossa della salvezza. 6-3 contro 2! 6-3 contro 2! Eravate 3! Bene. Giocherà lì! In salita anche l'avvio dell'Atalanta, che trova i tre punti soltanto all'ottava giornata. Troppo importante. Oggi la squadra ha sofferto il primo tempo perché sentiva un po' la pressione, però al secondo tempo abbiamo giocato col cuore e abbiamo vinto meritatamente. Alla sesta giornata,
copertina per l'eterno Roberto Baggio. Roberto Baggio, 35 anni, una carriera che insieme una favola e un sogno bagna la ricorrenza della 400esima partita in Serie A, la 403esima se consideriamo tre spareggi, con un gol, il 184esimo, segnato sul rigore creato apposta per far discutere. Un rigore che non c'è, ma che lui trasforma come sa. Hai cantato l'inno perché sei troppo stonato, è vero? Sì, l'ultima volta che ho cantato ho fatto tre morti e allora ho rinunciato per rispetto della gente. 6 novembre 2002, è mercoledì. È questa la data individuata dalla federazione per il recupero della prima giornata. Continua la corsa in tandem tra le due milanesi. L'Inter si impone per 4-3 a Empoli, mentre il Milan, grazie a Rivaldo, solo all'89esimo ha ragione dell'Udinese. La Juve, che batte il Piacenza con Nedved, si mantiene in scia, così come la Lazio, in cui segna anche Bernardo Corradi. Roby Baggio e Adrian Mutu sono i protagonisti dello scoppiettante 4-3 tra Parma e Brescia, che vede per la prima volta in carriera i gemelli filippini rivali. Intanto la regina, dopo il pesante 0-3 casalingo con la Lazio, esonera Mutti e affida la propria panchina a Gigi De Canio. Cioè, poi si è fatta una disfatta per questa ricerca continua di un pari o di un risultato che potesse stare bene. Cioè, per quanto riguarda Mutti è un problema in questo momento che affronteremo nelle prossime ore e vedremo un pochettino. Ma è già tempo di scontri diretti. 90 minuti che possono dare indicazioni importanti. Il 10 novembre è in programma al Dele Alpi Juventus-Milan. In campo 42 scudetti e 23 coppe europee. È il posticipo serale della nona giornata e le due squadre affrontano la sfida già conoscendo gli altri risultati, tra cui spicca la clamorosa sconfitta interna dell'Inter per mano dell'Udinese e il pareggio della Lazio raggiunta al quarto posto dal Chievo, che travolge l'Atalanta per 4-1. Paparesta è l'arbitro designato per il big match. C'è questo pallone perso da Pirlo, innesca il contropiede della Juventus con Nedved verso Del Piero, altruista per Di Vaio ed è il gol di Di Vaio al settimo minuto, la Juventus in vantaggio, il primo gol di Di Vaio in questo campionato. Parte ancora il contropiede della Juventus, Del Piero, Nedved sulla sinistra, si affaccia Thuram sulla destra, servito puntualmente, arriva il francese ed è il gol del 2-0 al ventesimo minuto. E credo che questa serata, con il fascino di questa partita, è un bene, perché credo che quando ci sono queste partite sei veramente contento di essere calciatore e giocare a calcio. E con la vittoria i bianconeri scavalcano il Milan e volano a un punto dall'Inter. Negli ultimi anni i campionati non sono mai stati vinti per gli scontri diretti, quindi il Milan esce a testa alta, la Juve ha vinto, ci sono tre squadre in quattro punti e le altre ancora possono arrivare. La Juventus s'avventa su un campionato che appariva dominato dalle milanesi e che si avvia a disputare la sua decima giornata. Il calendario prevede un'insidiosa trasferta romana per l'Inter capolista. I nerazzurri devono riscattare l'inattesa sconfitta con l'Udinese. Per la Juventus c'è il derby con tutto il suo carico di incertezze. Quindi Milan-Parma, Como-Lazio e Udinese-Chievo per un turno decisamente da seguire. Che idea ti sei fatta di questo campionato di calcio? Ma siamo all'inizio e quindi insomma è tutto ancora da vedere. Io sono di Roma, quindi ho nel cuore sia la Lazio che la Roma, non sono, sono per entrambi. Ci vuole un bel coraggio. Spero, ci vuole un bel coraggio, sicuramente sì, e spero di vedere un bel calcio, mi aspetto di vedere un bel calcio. Senti lì,
ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra, decima giornata del campionato di Serie A, ancora assieme nel pomeriggio domenicale. Fatti salvi, naturalmente, anticipi e posticipi, dei quali diamo subito conto. Risultati degli anticipi: in A, parità per 2-2 fra Roma ed Inter. Cassano, visto che era molto si era scaldato un attimino, io lo conosco bene, sono andato lì a tranquillizzarlo. Hanno pensato che io stavo discutendo con lui, ma assolutamente no. E veniamo al programma di oggi. Milan-Parma. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0 qui a San Siro. La linea va a Como. Nove giocatori sono già negli spogliatoi. Al termine del primo tempo, Como 1, Lazio 1. Al 18esimo in vantaggio la Lazio con Simeone. Il pareggio del Como al 36esimo con un Eurogol di Corrente. È il mio primo gol. In quel quarto d'ora magari abbiamo avuto una reazione importante. Attenzione Milano che interviene, calcio di rigore in favore della formazione rossonera, decretato da Bertini per una trattenuta in area ai danni di Rivaldo. Parte Pirlo, il tiro e il gol del Milan. Terzo minuto di gioco della ripresa, Milan 1, Parma 0, Pirlo sul calcio di rigore a tela di nera. Lazio in vantaggio, lancio di Simeone per Claudio Lopez, cambia il risultato quindi all'undicesimo della ripresa qui a Como. Como 1, Lazio 2, autore del gol Claudio Lopez. Il pareggio del Parma esattamente al 18esimo minuto di gioco. Filippini ha corretto un cross dal limite dell'area di rigore. Al 18esimo minuto di gioco cambia il punteggio di San Siro, di nuovo parità, Milan 1, Parma 1 a tela linea. Gol della Lazio, altro contropiede, Claudio Lopez. Lazio 3, Como 1, il minuto del 18esimo, autore del gol Claudio Lopez. Rivaldo, palla con il sinistro in area, grappolo di uomini, vanno giù in 3 e l'arbitro assegna un calcio di rigore. Evidentemente ha visto una trattenuta, una spinta, qualcosa. Vediamo un po' di sorpresa sul volto di Bonera, c'è un po' di nervosismo. Pirlo sistema la palla a terra con estrema attenzione, inizia la sua rincorsa, la battuta e il gol del 2-1, ancora una volta Pirlo. 25esimo minuto della ripresa. E ti chiedo scusa, finale da Como, Lazio batte Como 3-1 a tela linea. Ed ecco il fischio finale di Bertini, il Milan stringe denti, soffre ma riesce a conquistare 3 punti. Milan batte Parma 2-1 in linea provenzale. Questa sera alle ore 20:30 al Dele Alpi. Posticipo fra Torino e Juventus. La Juventus con Davids, siamo al 34esimo minuto, ruba palla Zalajeta, ancora Davids, il gol del 4-0, nulla da fare ancora una volta per Bucci, il gol dell'olandese, altra superba prestazione della Juventus, quinta vittoria consecutiva. La classifica della Serie A vede al comando la Juventus con 24 punti, seguita dall'Inter a quota 23, Milan 22, Lazio 21. Settimo successo consecutivo, primato in classifica, un momento importante per la stagione bianconera. È una comincia, sta cominciando adesso la stagione. La Juve conquista la vetta della classifica, ma per poco. Comincia infatti una corsa a quattro tra la stessa Juve, le due milanesi e la Lazio. I bianconeri resistono in vetta solo per una giornata, per poi perdere contatto con l'alta classifica e scivolare addirittura al quarto posto nel giro di un mese. Una brusca frenata per la formazione di Lippi, che non sa più vincere. Due pareggi contro Bologna e Roma e due sconfitte contro il Brescia e contro la Lazio. Imparabile questa conclusione di Fiore per Buffon. Purtroppo abbiamo giocato male e la Lazio ci ha castigato. Comunque il campionato è ancora lungo e noi sono sicuro che recupereremo molto in fretta. Incredibile è la parola che più piace a Mancini per definire questa vittoria conquistata dopo il 90esimo. Come incredibile appare il cammino della Lazio. In trasferta conquista la sesta vittoria consecutiva. Questi giocatori senza stipendio da 6 mesi giocano con uno spirito antico che tira in ballo sentimenti che sembravano non appartenere più a questa epoca del pallone. Bernardo Corradi si conferma ottimo realizzatore. Ancora meglio fa Claudio Lopez, re indiscusso con una tripletta nel 3-3 con l'Inter. È sempre difficile giocare contro la Lazio in questo momento, perché sta giocando veramente bene e riesce a fare risultato. È un ottimo lavoro di Mancini,
sicuramente, e di tutti i giocatori che sono lì, che sono tutti dei bravissimi giocatori. La Lazio c'è, ma è il Milan la squadra più in forma. Fa su il derby con Serginho, stecca contro l'Empoli, ma già nel turno successivo batte la Roma con un gol di Inzaghi e si riporta in vetta da solo. Vogliono tutti giocare, l'importante è che anche se sono arrabbiati quando entrano, come ha fatto Inzaghi, c'è determinante. Alla vigilia dell'ultima gara del 2002, il Milan di Ancelotti è primo grazie ai gol di Shevchenko. La Lazio a un punto, l'Inter a meno due, mentre la Juventus è raggiunta al quarto posto dal Bologna e dal Chievo. Adriano trascina il Parma, così come Sculli continua a garantire al Modena gol pesantissimi. In coda, il Como chiama Fascetti al posto di Dominissini. Brutta aria anche per Regina e Torino, che hanno già provveduto al cambio in panchina. Una carta che finora non ha dato frutti. Fabrizio Miccoli si conferma bomber perfettamente a suo agio anche in Serie A. È il mio primo anno e lo facevo difficile, come in effetti è, quindi sono contento per adesso, però spero di continuare in questo modo qua. Buon Natale, che sia un 2003 pieno di felicità per tutti e per le vostre famiglie. Grazie. Sta per chiudersi il 2002. Rimane una sola giornata da disputare, la numero 15, che porta con sé l'ennesimo ribaltone in vetta. L'Inter batte per la prima volta il Parma al Tardini. Il Milan, invece, pareggia in casa con il Brescia e si fa raggiungere al primo posto proprio dai cugini. E mentre la Lazio è bloccata sul pari dal Bologna, che con Zaccardo realizza un gol spettacolare, si segnala l'impresa della Juventus, che in pieno recupero coglie la fondamentale vittoria sul difficile campo del Perugia. Uomo partita è Camoranesi. Quest'anno che finisce in una maniera, diciamo, un po' così, perché sebbene abbiamo vinto, purtroppo non siamo in testa alla classifica, che era il nostro obiettivo. Il laterale italo-argentino è l'uomo nuovo della Juve. Marcello Lippi lo promuove titolare come tornante di destra, spostando Zambrotta al laterale sinistro, quarto uomo della linea difensiva. Mi so adattare bene sia a fare il terzino che a fare il centrocampista, sia a fare il tornante. Però devo dire che è un ruolo che mi piace. Una trovata geniale che, con la crescita costante di Tacchinardi come centrale di centrocampo, dà nuova brillantezza alla formazione juventina, che chiude il girone d'andata con due sonanti vittorie. 5-0 contro la Regina e 4-1 al Chievo, con tripletta di David Trezeguet. Quanto incide Trezeguet in questo grande rilancio della Juventus? Ma l'ho detto un attimo fa, oltre alla grande bravura che c'ha di realizzare, è una fonte di gioco importante per la squadra. Anche la presenza dal punto di vista psicologico, a parere mio, è stata importante. Fa notizia la rimonta della Juve, ma nel frattempo il titolo di campione d'inverno se lo aggiudica il Milan, che batta allo sprint l'Inter di Cooper. Onore prima di tutto al Milan, è in testa alla classifica, se l'è meritato, i numeri sono col Milan, le azioni, le situazioni, diciamo che il Milan non ha rubato nulla e quindi meritatamente è al primo posto al giro di boa. L'andata si chiude vedendo i rossoneri a 39 punti, seguiti da Inter e Lazio a 36 e la Juve staccata di un punto a 35. Buona prima parte del campionato anche per Chievo e Bologna, che nella zona alta della classifica guidano il gruppo delle provinciali, che comprende anche Empoli, Perugia e Modena. Mentre il Como chiude una classifica che vede nelle zone calde anche la presenza del deludente Torino. Ho cercato con le sostituzioni di correggere qualcosa. Due le ho fatte io. Quella di Lucarelli l'ha fatta l'arbitro, è la seconda domenica che mi capita e ora sono stufo. Si riparte dunque con le novità di una sessione invernale del calciomercato mai così ricca di movimenti. Tra i più clamorosi, il passaggio di Batistuta dalla Roma all'Inter,
il ritorno di Guardiola al Brescia e l'arrivo in giallorosso di Dakour. Marco Borriello, chiuso nel Milan, si trasferisce a Empoli, mentre il Como affida le proprie speranze di salvezza a Nicola Moruso e Sasa Bielanovic. Avevo bisogno di dimostrare qualcosa e il presidente Moratti mi ha dato questa possibilità e spero di approfittarla al massimo. Il 26 gennaio è in programma la prima giornata di ritorno del campionato, che apprende con dolore la notizia della scomparsa di Gianni Agnelli. L'avvocato muore il 24 gennaio. La sua Juventus, con Del Piero in testa, gli rende omaggio con una chiara vittoria contro il Piacenza. È stata una partita giocata all'inizio in un'area un po' strana e lo testimonia, come abbiamo visto, come Alessandro Del Piero abbia celebrato il gol. Fila 7, posto 32, oggi 35.539 spettatori e una maglia su una poltrona. Quando Gianni Agnelli si recava al Delle Alpi, era questo il suo posto per ammirare la Juventus. Il Delle Alpi è un Duomo, solo un po' più grande. Domenica 26 gennaio 2003, nel giorno del funerale dell'avvocato, scomparso all'età di 81 anni, il presidente della società, Vittorio Chiusano, depone una maglia bianconera su quella sedia vuota. Purtroppo la vita ha le sue regole, non si ferma davanti a nulla. La divisa rimane lì fino a sera, fino alla chiusura dell'impianto. Nessuno la rimuove, in segno di rispetto. Intorno allo stadio delle Alpi, pochi minuti prima della partita, alla stessa ora in cui in altre domeniche ci sono i suoni e i colori del pallone, c'è un silenzio religioso. La gente si reca allo stadio per assistere alla gara con il Piacenza, con il cuore gonfio di dolore. Nelle ore precedenti, molti sono andati al Lingotto per visitare la camera ardente. Noi siamo stati ieri sera, abbiamo fatto 4 ore di coda per dare l'ultimo saluto e con grande piacere ci ricorderemo che era il grande presidente juventino. Tra i tanti, anche i giocatori della Juventus, con l'impegno di assicurare continuità a quelle vittorie nate anche dalla sua passione, dalla sua intelligenza e da un amore verso il calcio testimoniato in tutta la sua esistenza. Una domenica triste perché in pratica si sa che non sarà più allo stadio, non ci accompagnerà, bastava una telefonata sua per fare coraggio a tutti. È al Delle Alpi che il vuoto, il peso della sua scomparsa si rende percepibile. È nel silenzio irreale, in quegli enormi striscioni che occupano le due curve e lo salutano, che si capisce la fine di un'epoca. Non è facile giocare in un'atmosfera simile. In queste giornate così bisognerebbe solo ricordare lui e non la partita. La partita è quasi un'intrusa, il cuore sosta altrove. Eppure Alessandro Del Piero riesce a rompere il doloroso gelo del Delle Alpi con una piccola opera d'arte. La partita con il Piacenza è di quelle perfette da dedicare, soprattutto per quello che accade dopo 9 minuti. Gol di Del Piero, esultanza che dice più cose del suo volto. Abbiamo cercato di dare il massimo, l'abbiamo fatto per un tempo. Un gol per essere pinturicchio per sempre. Sul servizio di Zambrotta, tra i migliori, colpo di pennello bello e semplice, come quelli che avevano suggerito all'avvocato di appioppare al suo pupillo il divertente nomignolo dell'affrescatore di Madonne del Cinquecento. Il resto è cronaca. Un 2-0 maturato nel primo tempo, in fretta, come se la partita fosse una pratica da sbrigare il più velocemente possibile. Quasi come l'avvocato faceva quando veniva a vedere le partite, e se ne andava al primo tempo. Ma con uno stile impeccabile, per poi dedicare ancora pensieri affettuosi al suo primo estimatore. Per me io sono sempre stato azionista e tifoso. Come cuore sono più tifoso che azionista. Ogni tanto mi viene voglia di stadio e allora dico all'autista: facciamo un salto al comunale, dove si allena la Juve. In certe occasioni scendo in campo, in altre non mi faccio neanche vedere. Basta uno sguardo. Vedo come si allenano i ragazzi e poi me ne torno a casa. È stata anche la giornata degli striscioni per l'avvocato.
Il più bello di tutti è stato quello che abbiamo visto a San Siro, dedicato ai due avvocati del calcio italiano, Giovanni Agnelli e Peppino Prisco. E lo striscione diceva: Giovanni, adesso di a Peppino quello, tutto quello che qui non gli hai potuto dire. E devo dire che è stato un bellissimo striscione. Il calcio va avanti e dalla commozione del Dele Alpi si passa a San Siro, dove Vieri prende per mano l'Inter e la porta in vetta, insieme al Milan sconfitto a Udine. Qualsiasi sconfitta è brutto, l'hanno meritato, non abbiamo giocato bene. In crisi le due romane. I giallorossi con il Como mettono in fila la terza sconfitta consecutiva, mentre la Lazio cade con la Regina. Sono saltati tutti i schemi. Abbiamo cominciato un po' con le palle lunghe a cercare pareggio, ma non siamo usciti. Comandano Inter e Milan, dunque, con la Juve seconda un punto. Le prime giornate del ritorno confermano questa tendenza, anche perché nessuna delle squadre di testa riesce a imprimere la giusta accelerazione. L'Inter si conferma squadra tosta, solida in difesa con Cannavaro e Materazzi. Batistuta segna la sua prima rete nerazzurra e Mohamed Kallon si rivela punta di scorta efficacissima. Abbiamo tanti campioni e da giocare è molto difficile. Io ho avuto poco spazio quest'anno perché avevo un infortunio lungo e poi adesso sto tornando. Però spero di continuare a aiutare questa squadra così. La Juventus appare tonica. Esplode Zambrotta, che nella nuova posizione dimostra un'incredibile naturalezza. Si conferma Camoranesi e c'è spazio anche per Antonio Conte. La Juve, dopo la fondamentale vittoria a Parma con il gol dell'ex Di Vaio, raggiunge l'Inter al primo posto. Sapevo che clima ci aspettava qua al Tardini e sono contentissimo di aver sbloccato il risultato oggi. Mi dispiace un po' per i fischi che ho ricevuto, non capisco il motivo, però fa parte del gioco. Il Milan accusa alcune battute a vuoto dopo la facile vittoria contro il Modena. Il piccolo Miccoli supera il gigante Dida e per i rossoneri la trasferta di Perugia si trasforma in una trappola. Questa prudenza da autentico fuoriclasse esalta una partita che una piccola squadra di provincia ha giocato con la giusta spavalderia di chi non sta a guardare ai nomi degli avversari. Vediamo un po' con gli occhi lucidi. Presidente, non ce la fa con la bimba. Non va meglio la domenica successiva nello scontro diretto con la Lazio, che si chiude sul 2-2. Una squadra come il Milan, a mio parere, ma lo dico da sempre, deve sempre avere due punte vere. In coda vivono giornate cariche di tensione Piacenza e Torino. I primi, dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Brescia, salutano Agostinelli e chiamano Gigi Cagni, che dopo 7 anni ritorna sulla panchina del Piacenza. A me dispiace per i ragazzi, mi piace per il pubblico, perché questa è una squadra che potrebbe far meglio di quello che sta facendo. Allora dobbiamo cercare di farlo e riuscire poi ad ottenere magari il meglio di quello che si può. Il Torino, dopo il 3-0 subito al Dele Alpi dal Milan, decide di chiudere il rapporto con Olivieri per richiamare Renato Zaccarelli. I ragazzi sono coscienti che era un campionato che non poteva finire in quella maniera e quindi questa vittoria di oggi, anche se sofferta, ci dà ulteriori stimoli per finire in maniera più che dignitosa e togliendoci, credo, ancora delle soddisfazioni da qui alla fine. Arriva marzo e il campionato si infiamma. Inter e Juventus sono prima a pari merito con 48 punti, quando il calendario propone lo scontro diretto. Si gioca a Torino, come posticipo serale della 23esima giornata, che vede il clamoroso 3-3 casalingo del Milan contro l'Atalanta, portatasi sul 3-0 prima che si scateni Inzaghi.
Non ci sta Inzaghi che su lungo lancio di Rui Costa pareggia con imperioso diagonale. Una reazione che non a caso ha i piedi, il cuore, la determinazione e la rabbia di Filippo Inzaghi. Lo sguardo dei tifosi però è già proteso verso il Delle Alpi, dove è in programma la super sfida tra le due regine del campionato. Assente Del Piero, Lippi punta dritto su Di Vaio. Cooper risponde con un coraggioso tridente, mettendo in campo contemporaneamente Recoba, Vieri e Batistuta. L'arbitro designato è Paparesta. Sono le 20:30. Fischio d'inizio. L'Inter che indossa dei pantaloncini bianchi con la banda laterale nera-azzurra al posto dei consueti pantaloncini neri che vengono indossati invece dalla Juventus, mentre Nedved si prepara a battere questo calcio di punizione. Parte il destro, l'interno destro con i pugni e poi il pallone in rete, batte sulla schiena di Trezeguet e finisce in rete esattamente dopo 3 minuti. Questa è una mazzata abbastanza dura dal punto di vista psicologico. La partita è stato male, abbiamo fatto male, bene. È la mia responsabilità, però non era quello, questo è la partita che io mi aspettavo. Salta Materazzi, non ci sono avversari che possono disturbare eventualmente la sua elevazione. Conclusione improvvisa di Vieri, aveva visto Buffon leggermente fuori dai pali. Ancora Thuram che scatta, arresta improvvisamente la propria corsa, cede il pallone sulla tre quarti, il gol, il raddoppio di Pavel Nedved. Pensare che doveva uscire il giocatore della Repubblica Ceca, un diagonale micidiale, un sinistro folgorante. La Juventus adesso conduce per 2-0. La dimostrazione che i giocatori della Juventus giocano per se stessi, per la società e per l'allenatore l'hanno data sul campo. Da Batistuta in avanti ancora Guli che temporeggia forse un po' troppo con il pallone trepiede, adesso ancora per Batistuta. Thuram riesce ad alzare la gamba e toccare il pallone in anticipo su Batistuta, davvero un numero in acrobazia bellissimo. Adesso arriva il fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo dunque si conclude con la Juventus in vantaggio per 2-0. Ci risentiremo. Quando si becca gol è sempre responsabile della difesa. Ne abbiamo presi 3 e questo deve far riflettere. Nedved in area di rigore prepotente all'indietro, Camoranesi sinistro, gol 3-0, inevitabile. Camoranesi solo ha potuto battere tranquillamente, pallone sotto la traversa, il raddoppio, il terzo gol di Camoranesi al 38esimo. Una Juventus cinica che praticamente non ha lasciato nulla all'Inter. Ma io credo che abbiamo lasciato poco, pochi spazi all'Inter, ci siamo aiutati uno nell'altro e poi abbiamo giocato abbastanza bene anche quello che riguarda di andare avanti. Ne sono contento che ci siamo riusciti a fare questa prestazione perché ci voleva dopo la Coppa. Quella Juventus vince una delle partite più difficili indubbiamente della stagione e soprattutto riacquista da sola il vertice della classifica, quota 51 punti. L'Inter invece entra giorno, prima di andare a Viareggio, ho sognato che vincevamo 3-0. Siccome io sogni credo, l'ho detto. Sono fatto così. Scatta in avanti la Juventus, conquista il primo posto e consolida la sua supremazia con la fondamentale vittoria a Udine la settimana successiva. Ma il campionato è reso vivo e vitale dall'immediata reazione della formazione nerazzurra, che si rialza e va a vincere a Bologna grazie ad Alvaro Recoba, ancora una volta protagonista con una doppietta strappa applausi. Si sente sempre messo un po' in discussione, allora fa fatica a trovare una costanza di rendimento e questo secondo me lo condiziona un pochino. Comunque è il miglior giocatore di biliardo che c'è nel campionato italiano. Cioè, vabbè, fa delle cose questi incredibili. Questi colpi qui ce li ha lui, insomma. Si defila il Milan, che non riesce a superare il Chievo a San Siro. Nel frattempo, Lazio e Roma si spartiscono la posta nel derby, che vede il ritorno al gol di Cassano. Tanto criticato, o comunque criticato sul piano del carattere, naturalmente, Cassano. Però, insomma, le ultime 5 partite ha fatto 5 volte gol. Insomma, forse è ora di dire, beh, Cassano è diventato quel giocatore, sta diventando quel giocatore che tutti pensavamo, perché anche in chiave nazionale diventa qualcosa di importante.
il giovane Marco Boriello segna il suo primo gol per l'Empoli e Luca Toni torna ad assaporare la gioia di una realizzazione dopo lunghi mesi di astinenza. Adesso l'importante è fare bene, mancano ancora una decina di partite e voglio cercare di fare più gol possibile, soprattutto di cercare di portare più punti per il Brescia. Spiraglio di luce anche in casa granata. Ferrante realizza il gol partita per una vittoria che mancava da 4 mesi. La 25esima giornata ha come preludio due delicati anticipi. Il Milan, impegnato a Reggio Calabria per la seconda giornata consecutiva, non riesce a segnare, allontanandosi ancora di più dalla vetta. Visto che a Torino la Juventus regola un Modena coreaceo e battagliero. Partita strana, bianconeri in difficoltà e primo tempo che si chiude sullo 0-0. Poi sale in cattedra Pavel Nedved e la musica cambia. Però vediamo se supera l'esame di Bacconi, Nedved. Penso di sì. Io direi di far divertire il nostro pubblico, i nostri telespettatori, facendo vedere le immagini più belle, i numeri di Nedved a ritmo di musica. Si può partire la clip. Furia cieca, lo chiamano i tifosi, ed in campo lo si vede spesso agire d'impeto, prendere il pallone e scaricare verso la porta bordate dalla lunga distanza, che trovano lo stop solo in fondo al sacco. Io sempre provo a dare qualcosa, quello che è mio, le mie caratteristiche come grinta, come velocità, concretezza. L'anticipo della 25esima giornata fa capire perché poi i giurati di France Football gli assegneranno a fine anno il pallone d'oro edizione 2003. Sentiamo se Zambrotta glielo darebbe il pallone d'oro a Nedved. Se lo metterebbe per tutto quello che fa, per la voglia che ci mette ogni volta sia in allenamento che in ogni partita. Per aggiudicarsi il premio c'è bisogno di continuità nella stagione e nessuno più di lui imprime un segno sulla cavalcata bianconera. La gara col Modena è un saggio in grande stile della volontà di Pavel. È un giocatore che si muove tantissimo, quindi per noi è un punto di riferimento. L'inizio è da diesel, non riesce a infilarsi negli spazi come vorrebbe. Si muove troppo poco per quelle che sono le sue abitudini e i compagni non riescono a servirlo in velocità. Parlando con gli avversari, alcuni difensori, quasi tutti dicono la stessa cosa su di lui. Nessuno sa se è un destro o un sinistro. È proprio quello che ha detto appena adesso Gianluca Zambrotta. Sul gol dell'1-0, Nedved è bravissimo a calibrare i tempi dell'inserimento, resistendo poi alla tentazione della botta per aggirare il portiere con un'insolita morbidezza del tocco. Il primo gol lui lo segna con doppia finta esterna, poi col destro, e il secondo gol scarica, cioè proprio anche sinistro. Questa è una caratteristica tecnica. È da pallone d'oro. Trova un corridoio libero e dopo molti metri di corsa supera nuovamente Ballotta con una conclusione imparabile. Anche nelle serate che non sembrano eccellenti, Nedved diventa determinante per questa squadra, scrive Lodovico Mardei sulla Gazzetta dello Sport. E forse complimento migliore non si può fare per descrivere chi non accetta di vivere una partita da giocatore normale. Non avrà le intuizioni geniali di un Gianni Rivera, ma che trascinatore, che tiro. Nedved è un giocatore che detesta i fronzoli, va subito al sodo. È alla Juve da poco, ma sembra esserci nato. È di un'altra categoria. Pavel Nedved e la Juve ancora prima. Inter seconda, sempre a 3 punti. I nerazzurri vincono facile contro il Como. Vieri arrotonda il risultato con una doppietta nel finale di gara. Si rifà sotto il Parma, che dà una prova di forza ineccepibile andando a vincere 4-0 sul campo del Chievo. Così come indiscutibile è il 4-1 della Lazio che inguaia l'Empoli.
Niccoli continua a incantare. La sua prodezza consente al Perugia di battere la Roma e di scavalcarla in classifica. Sì, da come si è visto sa giocare bene. È salvo, per me è salvo. Giudicate voi come ha giocato. Copertina anche per Dario Hübner e Beppe Signori. Ma io credo che questo sia, se non il più bello, sicuramente uno dei primi tre gol per bellezza del campionato di Serie A, di tutto il campionato, non nostri. Sono cose che fanno bene al calcio. Sì, sì, senz'altro, anche a noi. Marzo sta per finire e il campionato entra nel vivo. Ma è incredibile quello che accade in vetta alla 26esima giornata. La Juve cade a San Siro contro il Milan sotto i colpi di Sheva e Inzaghi. Ti aspettavi che a decidere il match fosse il tuo ex compagno di squadra ed amico Pippo Inzaghi? Ma io amico, io in campo non ho amici. No, a parte gli scherzi, ha sfruttato questa occasione e come spesso gli capita è stato anche un po' fortunato. Ma l'Inter non ne approfitta e torna da Udine con una sconfitta. La Juventus coglie il segnale positivo e preme sul pedale dell'acceleratore. Alla 28esima giornata, nella trasferta di Bologna, sotto di due reti fino all'87esimo, la squadra di Lippi lotta fino alla fine e riesce a pareggiare grazie a Zambrotta e Camoranesi. Non è finito il match, siamo ad 8 secondi dalla fine della partita, perde il pallone Zaccardo, Zambrotta, Camoranesi timbra così il 2-2, questo è il gol del pareggio, ma forse è un gol che vale mezzo scudetto. È un punto pesantissimo che fa classifica e morale e che consente ai bianconeri di spingere ancora più forte. È il momento di Del Piero che torna finalmente al gol. Una sua doppietta mette al tappeto prima una Roma ormai allo sbando e poi il Brescia di Roberto Baggio. Due successi fondamentali per tenere a distanza l'Inter. Non basta il temperamento. Per fare un passaggio calibrato come quello che ha fatto Tacchinardi e calciare al volo come ha fatto Del Piero, se c'è solo temperamento, non basta. Ci vuole anche della grande classe. I nerazzurri non riescono a tenere il passo della Juventus. Nonostante la puntualità sotto rete di Vieri, l'Inter appare in chiara difficoltà. Il 3-3 casalingo con la disastrata Roma è emblematico. Perde anche il derby della Madonina la squadra di Cooper per poi andare a vincere in pieno recupero a Brescia con il ritrovato Crespo. Un gol importante, Crespo ha lanciato a Brescia la sfida. Questo argentino simpatico può capovolgere la stagione dell'Inter. Ma intanto la Juve si allontana e al termine della 30esima giornata, dopo l'1-1 casalingo con la Lazio, i punti di distacco con la vetta sono 8. Hernan, peccato, perché probabilmente con questo pareggio dite veramente addio al campionato. È un vero peccato. No, non diciamo addio, continuiamo, ma è molto dura. Il Milan mantiene la terza posizione, anche se le sue attenzioni sono ormai rivolte tutte verso la Champions League, che la vede al pari della Juventus in lotta per la finale di Manchester. Per gli uomini di Ancelotti, dopo la vittoria nel derby, ci sono le sconfitte con il Parma di Adriano e con l'Empoli, che per la prima volta espugna San Siro grazie a un gol di Antonio Di Natale. In queste ultime settimane la testa dei giocatori dell'Empoli è diversa a quella di 3 settimane fa e quindi questo ci ha permesso di fare questa impresa. La Lazio, afflitta da tempo da gravi problemi di natura economica, si affida ancora una volta ai gol di Fiore e Claudio Lopez e alle prodezze di Angelo Peruzzi per chiudere dignitosamente il campionato. Questo nuovo festeggiamento della Lazio come è stato partorito? No, una barca. Con voi che remate? Sì. Turbolenze in coda, dove saltano le panchine di Atalanta e Torino. I nerazzurri avvicendano Bavassori con Finardi, tecnico della primavera. I Granata giungono all'ennesimo ribaltone. Via Zaccarelli, dentro Giacomo Ferri, un altro vecchio cuore toro, nella speranza di acciuffare una salvezza che appare traguardo sempre più difficile da raggiungere.
E intanto arriva maggio. La 31esima giornata vede i pareggi di Juventus e Inter. Una delle note positive è data dal primo gol in A di Oba Martins, un furetto che festeggia i gol con salti mortali in serie. E mentre il Como e il Torino sono condannati alla matematica retrocessione con 3 giornate d'anticipo, il campionato giunge al momento decisivo per la lotta a scudetto. Sono 8 i punti che separano Juventus e Inter. Ai bianconeri, che ricevono il Perugia di Cosmi, basterebbe un pareggio. Si respira un clima di festa a Torino, ma con il pallone è sempre bene non fidarsi più di tanto. L'Inter, da parte sua, ospita il Parma. 10 maggio 2003, tutte le partite in contemporanea per la 32esima giornata del campionato. 1200 chilometri per venire ad omaggiare la vecchia signora. Sì, senz'altro non sono niente, 1200 chilometri per la Juve si fa questo ed altro. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio 1 a Saxa-Rubra, terz'ultima giornata del campionato di Serie A, ancora al sabato e così sarà sino alla conclusione del torneo. Campo principale di tutto il calcio minuto per minuto oggi, il Delle Alpi di Torino per quella che potrebbe essere la partita a scudetto. Che cosa si aspetta dalla Juventus quest'anno? Ma come sempre, che si dia al massimo e che il massimo possa permettere di vincere il campionato. A Empoli abbiamo già il finale del primo tempo 0-0, andiamo direttamente a Torino per Juventus-Perugia. Il punteggio, parità, 1-1 tra Juventus e Perugia, le reti di Trezeguet su rigore al 25esimo, il pareggio di Miccoli per il Perugia al 35esimo è perfetto, il risultato che stiamo tornando a Milano per l'Inter, al momento Juventus 69, Inter 63, non c'è ancora scudetto aritmetico, linea Milano. È finito il primo tempo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo l'autore del gol Callona al 36esimo, linea Piacenza. Al termine dei primi 45 minuti, 0-0 tra Piacenza e Regina. Adesso però, siccome uno vince e quell'altro perde, perciò diamogli dentro, date il meglio di tutto voi stessi e che vinca il migliore. Alle 16:06 riprendiamo la linea dallo studio centrale di Radio 1 per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Gol, sì. Grandissimo gol della Juventus, grandissimo gol di Di Vaio e la Juventus si porta in vantaggio dopo appena 58 secondi del fischio di avvio della ripresa. Dunque Juventus 2, Perugia 1, te la linea. Ha pareggiato il Parma con Mutua al 18esimo, 1-1 dunque a San Siro. Torniamo allora a Torino per Juventus e Perugia, Riccardo Cucchi. Ventesimo, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1 e naturalmente la notizia fornita da Bruno Gentili del pareggio del Parma, vera e propria ovazione sugli spalti delle Alpi. A questo punto 10 sono i punti che distanziano Juventus ed Inter e si fa sempre più vicino il 27esimo scudetto per la squadra di Marcello Lippi. La Regina in vantaggio, attenzione Di Michele, quindi la Regina passa in vantaggio, gol importantissimo per la squadra calabrese al 23esimo. Piacenza 0, Regina 1, linea chi stava parlando. 23esimo a Milano 1-1, dunque l'Inter deve mordersi le mani poiché in precedenza aveva sciupato 2 grandissime occasioni. Al 15esimo innanzitutto grande giocata di Dalmà, cross arretrato alla linea di fondo per Zanetti, completamente solo Cristiano Zanetti ha spedito alto il pallone malamente. Poi un minuto dopo con Cesao per Martins, piatto destro morbidissimo. Attenzione, pareggio del Piacenza, colpo di testa di Hübner, ancora il vecchio Tatanka ha risolto i problemi per il Piacenza. Piacenza 1, Regina 1, linea chi stava parlando. 15 minuti al 27esimo scudetto della Juventus, Juventus 2, Perugia 1, linea Milano. 30esimo anche al Meazza, 1-1 il punteggio, partita comunque in cui può succedere ancora di tutto, grande equilibrio anche se i giocatori sono un po' stanchi. 43 minuti e 30 secondi di gioco nella ripresa, Empoli 0, Atalanta 0, null'altro da segnalare. Ed ora sino alla conclusione di Juventus e Perugia, Cucchi. Il Perugia che sta giocando il pallone, c'è Zemaria, il cross in mezzo, il colpo di testa, il gol da parte di Grosso. Per effetto di questo risultato la classifica vede la Juventus a
quota 69, l'Inter sta pareggiando, quota 61, dunque il gol del giocatore perugino non dovrebbe cambiare, anzi non cambierà aritmeticamente, la festa ci sarà lo stesso, la Juventus ha 8 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter ed ecco il triplice fischio del signor Bertini, la Juventus è campione d'Italia 2002-2003. Cucchi, della... finale alla Castellani, Empoli Atalanta 0-0, atalantini contestati dai loro tifosi. Scusami, devo darti il finale da Piacenza, risultato importante per la zona salvezza, Piacenza 2 Regina 2, linea che torna delle Alpi. Cucchi, un attimo, ascoltiamo il finale di Inter e Parma e poi passeremo al tuo commento, Gentili. E finisce in questo istante 1-1 a San Siro, ricordiamo i gol di Callone e di Mutu, linea allo studio. La Juventus è 69 punti con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, è campione d'Italia ed è il suo il 27esimo scudetto. Caro avvocato, lei a suo agio fratello di Raffaello Pinturicchio, fra conigli bagnati e campioni più divertenti che utili, ha sempre aggirato la banalità. Arguto, quasi mai prevedibile, evitava la retorica. Per questo, da lassù, giudicherà forse troppo scontata questa dedica, ma è doverosa, da parte di una signora che non invecchia, al suo innamorato più galante. Firmato, la Juventus campione d'Italia. La cartolina firmata da Claudio Icardi e dedicata da tutta la Juventus, come avete sentito, all'avvocato Gianni Agnelli. Sicuramente sarebbe stato felice di questo. Vincere 3 volte, 4, 5 in 7 anni significa che prima di tutto c'è un gruppo di giocatori con una qualità morale fantastica, oltre che naturalmente tutti quelli che si sono succeduti in questi anni, che sono grandi giocatori tecnicamente, ma soprattutto sul piano morale. Siamo in postazione con Alessio Tacchinardi, 9 stagioni con la Juventus, 5 scudetti, Pavel Nedved ha fatto forse meglio di te per il momento, perché 2 stagioni, 2 scudetti, comunque 2 giocatori entrambi preziosi. Che sapore ha questo scudetto per Tacchinardi, il quinto? Ogni scudetto è un'emozione importante, forse quello più intenso è stato quello dell'anno scorso, visto che c'è stata una rincorsa fondamentale per noi, ci abbiamo sempre creduto, però è sempre bello vincerlo, quest'anno l'abbiamo strameritato, siamo stati nel girone di ritorno costante, abbiamo viaggiato a un ritmo incredibile, perciò ci godiamo la festa noi e tutta la nostra gente, perché se lo merita e noi abbiamo sempre voglia di vincere. Quando si chiude un campionato con, adesso non è che sia finito, però con un vantaggio che alla penultima giornata è quello che abbiamo noi, credo che la Juventus abbia dimostrato di essere un qualcosa in più, abbia dimostrato di essere una squadra che sa vincere, ha voglia, ha l'anima per vincere, tutti contenti, ma non l'applauso a questi ragazzi. Questo è un momento, diciamo, importante, e lo scudetto è dedicato alla famiglia Agnelli, ovviamente, e alla figura dell'avvocato scomparso, che ci avrà sicuramente guardato dall'alto e protetto. Passiamo al 21esimo. Con il raddoppio del Chievo, l'azione parte proprio da Luciano Pellissier per Luciano ed è 2-0 il primo gol stagionale per il brasiliano che esulta. Si fa festa anche a Verona, dove esulta e gioisce Luciano, esterno destro del Chievo, che mette a segno il suo primo gol stagionale per una resurrezione personale che colpisce il cuore degli appassionati. We'll be right back.
domenica 10 maggio 2003. La Juventus conquista matematicamente lo scudetto. Ma su un altro campo, a Como, c'è un uomo che si sente rinascere, anche se i giornali si ostinano a scrivere che il suo gol ricorda quelli che realizzava quando aveva un altro nome. Luciano, per essere chiari, sembra tornato a Eriberto. Eriberto da Conceição Silva, il giocatore esploso nell'ultima stagione alla corte di Del Neri e ceduto alla Lazio, non esiste. Si chiama in realtà Luciano Siqueira de Oliveira. Non ha 23 anni, ma 27. Nella realtà è nato il 3 dicembre 1975. Sul passaporto acquistato da un faccendiere, invece, è scritto che il suo nome è Eriberto Conceição da Silva. Ed è più giovane di ben 4 anni. Un presunto procuratore, il cui nome non è stato rivelato, gli propose di sfruttare un'altra identità per poter giocare da professionista. E lui, orfano, accettò per sfuggire alla miseria. È una fuga dalla povertà. Un ingegnoso espediente per coltivare il sogno di diventare calciatore e assicurarsi un futuro dorato dopo un'infanzia di brutale miseria. L'inganno riesce, ci cascano tutti, compresi i dirigenti del Bologna che lo ingaggiano nel 1998, puntando sulle potenzialità esplosive di quello che appare sui documenti come un promettente giovanissimo. Il debutto, stagione 98-99 nel Bologna di Carletto Mazzone, da 2 anni invece a Chievo, alla corte di Del Neri, che nonostante tutto l'aspetta a braccia aperte. Nell'estate del 2002, il 23enne all'anagrafe non ce la fa più a nascondere la verità e decide di denunciarsi. L'incredibile rivelazione arriva dal giocatore stesso, che ha deciso di svelare un segreto ormai insopportabile. Il giocatore ha lasciato l'Italia mercoledì scorso, in fretta, e solo nelle ultime ore si è fatto vivo da Rio de Janeiro, dove sta risolvendo, su consiglio della moglie, la sua intricata vicenda personale. Il giocatore rischia addirittura il carcere, ma alla fine è solo il tribunale sportivo a dichiararlo colpevole. Inizialmente la squalifica è pesante. La Lega ha chiesto accertamenti all'ufficio indagini della Federcalcio. Per la giustizia sportiva il rischio è una squalifica da 4 a 6 mesi. Il rientro in campionato con la maglia del Chievo regala sprazzi di felicità. Il mister Del Neri apprezza moltissimo l'esterno. Il suo modulo esalta le caratteristiche di un elemento dotato di straordinaria velocità, alla quale non unisce una tecnica altrettanto importante. Velocità e fantasia, queste le doti di Luciano. Da oggi lo chiameremo così, che l'hanno consacrato in Serie A. La prima e unica rete del campionato 2002-2003 ha il sapore della definitiva rinascita. Per chi ha vissuto incredibilmente più dentro le pagine riservate alla cronaca giudiziaria che a quelle dedicate allo sport. Regala anche storie come queste il campionato di Serie A, che si avvia alla sua conclusione con le ultime sentenze. Alla penultima giornata, il Piacenza sconfitto per 3-2 dal Parma saluta la A. Io vorrei restare e convincerlo a fare un campionato di quelli magari non divertici, ma comunque di giocarsi il campionato, quindi adesso vedremo se andremo d'accordo. Mentre per la quarta retrocessa non bastano le 34 giornate del campionato. Regina e Atalanta chiudono a pari merito il torneo. Forse la finale migliore sarebbe per vedere chi è la squadra che debba rimanere. C'è fiducia o no? Sì, ci siamo salvi sicuro. Io sono fiducioso personalmente. Gli spareggi faranno piangere i tifosi bergamaschi che vedono la loro squadra cadere in B. Cala il sipario dunque sul torneo 2002-2003. Bobo Vieri è il super cannoniere con 24 reti. Il Milan, che nell'ultima giornata presenta in campo una formazione di giovanissimi, è terzo. Mentre il quarto posto della Lazio vale l'ingresso nella prossima Champions League. Parma in UEFA, così come l'Udinese, che beffa il Chievo proprio sul filo di lana.
Adesso con Chiara Giallonaro andiamo a leggere la prossima Serie A, 2003-2004. Vediamo come si presenta questa nuova Serie A e quali saranno le squadre che si affronteranno durante la prossima stagione. Juventus, Inter, Milan, Lazio, Parma, Udinese, Chievo, Roma, Brescia, Perugia, Bologna, Regina e poi le neopromosse Sampdoria, Siena, Ancona e Lecce. Il campionato italiano si conferma spettacolare e imprevedibile fino alla fine. Sono i bianconeri di Lippi ad avere la meglio. Il tecnico viareggino vince il secondo scudetto in due anni e smentisce chi non aveva visto di buon occhio il suo ritorno a Torino. Quella post-mondiale è una stagione che porta alla ribalta tanti giovani di sicuro avvenire, molti dei quali proprio in chiave azzurra. Si fanno subito notare i romanisti De Rossi e Aquilani. Ma chi sorprende è il piccolo Empoli, che in una sola stagione porta all'esordio fior di attaccanti, da Rocchi e Di Natale, a Tavano e Boriello. Segno di una provincia ancora in auge, grazie anche alla bella stagione di Chievo, Udinese, Bologna e Modena. E mentre a Roma Cassano diventa sempre più ingestibile, Totti continua ad essere superlativo. Tra le istantanee che scolpiscono nella memoria questa stagione, va inserito sicuramente Francesco Toldo, che anziché evitare acciuffa il pareggio contro la Juve. E la pennellata di Pinturicchio da dedicare all'avvocato Agnelli. I gol senza tempo di Signori e Hübner. O l'impeccabile Collina che si dimentica i cartellini nello spogliatoio. Anche per questo, campionato, io ti amo.